I wish we could move. Lasciarlo, va! Mm-hmm.
Altomonte. Allora, com'è andata, Andrea? Raccontaci un po'. Allora, innanzitutto grazie a voi, ringrazio prima la mia famiglia, mia moglie Ilde, mio figlio Michi e mio cugino Arioste, che si è prestato insomma ad aiutarmi a far sì che potessi essere qui oggi. La mia gara, che dire, un terzo posto che profuma quasi di vittoria, perché un errore insomma, tra le ultime birillate non mi ha permesso di vincere, insomma avrei probabilmente raggiunto il caro Domenico Marchio che insomma ringrazio, è agguerrito, complimenti, sì, è una guerra che sta a RS1004 e insomma faccio complimenti anche ad Antonio Scarpelli e a tutti gli altri insomma della mia classe, perché ci siamo veramente divertiti, è stata bellissima, una lotta insomma fino all'ultimo millesimo di secondo. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento stiamo valutando San Matello dagli amici, stiamo valutando Oppido, Mamertina, dagli amici di Oppido, ma comunque sarò presente certamente a Torano Castello, che è quando è fuori. Va bene. Passiamo sempre il gruppo RS 1004, terzo classificato. Gli ho chiesto di volare, l'ho fatto, però ho incontrato qualche altro pilota sul suo volo. Vediamo il terzo, come terzo classificato Andrea Sica, il maresciallo volante. Volante perché vi dico anche il brevetto va banale, però gli ho detto di volare con la macchina. Secondo classificato Antonio Scarpelli. Vince, dobbiamo dire qua al solito, la classe Domenico Marchio. Ci siete? Approfitto, non c'è bisogno di dirlo, ma domani, il massimo dopo domani, sul canale YouTube.